Prima ufficiale amara per il nuovo Chieti calcio targato Ettore Serra, che ha rilevato dopo una lunga ed estenuante trattativa la società dal duo Mergiotti-Trevisan. Il primo Chieti di mister Corrado Cotta è ancora un cantiere aperto, mancano ancora alcune pedine di esperienza e qualità, soprattutto in avanti, dove la squadra è sembrata leggerotta. Buoni spunti su cui lavorare sono arrivati nella ripresa con il cambio di modulo. Primo tempo di grandi sbadigli, caratterizzato per lunghi tratti dai tantissimi errori individuali. Per vedere il primo tentativo di tiro in porta bisogna così attendere il 22esimo minuto di gioco e Pietro Antonio, da cui passano la maggior parte delle giocate neroverdi, ad accentrarsi, ma la riuscita della conclusione è da dimenticare. Il porto d'Ascoli non riesce a trovare le geometrie per scardinare la difesa, così il Chieti prende coraggio e da situazione di calcio piazzato vanno ad un passo dal vantaggio. Pietro Antonio sul primo palo, rimpallo che favorisce Giacomo Rossi, a cui si oppone testa, sfera sui piedi di Masawood, ma il tiro termina al lato. Buono il primo tempo dell'italoganese, che nell'occasione poteva sicuramente fare meglio. A inizio secondo tempo, subito un cambio tra i locali con D'Innocenzo a prendere il posto di Riosa, un centrocampista per un attaccante, con il Chieti che passa così al 4-3-3 con Pietro Antonio e Giacomo Rossi esterni alti. Ed è proprio quest'ultimo, sfruttando la sovrapposizione di un compagno, a trovare lo spiraglio per la conclusione che impegna a terra testa. Le squadre si allungano e così, dopo un primo tempo in ombra, sono anche gli ospiti a provarci dalle parti di Vitiello. Spagna in area decide per la conclusione di prima intenzione, ma da ottima posizione mette a lato. Crescono gli ospiti alla seconda partita ufficiale in stagione, spinti soprattutto dal neo entrato Battista e Chieti che trema al minuto 17, quando il terzo tempo in area di rigore dell'altro neo entrato Robinelli è perfetto, ma la sua incornata termina di poco sopra la trasversale. Il gol è nell'area e arriva 3 minuti più tardi grazie proprio a Battista, il numero 11, con una giocata delle sue rientra sul mancino e con la sfera che termina la sua corsa in fondo al sacco. Gli Orange festeggiano, ma subito lo svantaggio il Chieti ha la bravura di non scomporsi ed ha sui piedi del suo capitano il pallone del possibile pareggio, ma Testa non si fa sorprendere, così come calcola bene il rimpallo velenoso del pallone sul tiro da distanza proibitiva di Masawood. I giorni di ritardo nella preparazione si sentono, così i teatini finiscono la benzina e c'è tempo solo di vedere la bella parata di Vitiello che nega la doppietta a Battista. Il Chieti esce tra gli applausi di incoraggiamento della tifoseria, ma a passare il turno il Porto d'Ascoli. Domenica prossima è già prima di campionato, sempre l'Angelini contro il Vasto Girardi. Siamo consapevoli, come ha detto il presidente, ho rigliato perché che ci manca qualcosa, ma per l'amor di Dio, però se guardiamo anche la squadra, abbiamo schierato dall'inizio 5 giovani, la panchina era tutta giovane, bisogna dare il tempo ai ragazzi un po' di crescere, bisogna far capire ai ragazzi, è chiaro che siamo Chieti, bisogna capirlo in fretta, che l'aspetto fisico in questa categoria è devastante, perché due o tre miei ragazzotti sono volati via, anche se non siamo a Trieste con la Bora, perché a un certo punto siamo a Trieste, c'è la Bora che ti porta fuori dallo stadio. Però va bene, anche perché la partita era in grande equilibrio, ci voleva un colpo e loro il colpo l'hanno fatto, è fuori discussione. Poi possiamo discutere finché vogliamo, poi hanno avuto l'occasione a ripartire, potevano chiudere la partita, poi niente. Poi a sprazzi qualche volta ci siamo avvicinati, abbiamo tentato, qualcosa magari a livello tecnico non ha funzionato, nel senso che quando si finalizza può andare in porta, può andare fuori, per l'amor di Dio, però fa parte della squadra, fa parte della costruzione, fa parte poi del programma di lavoro che è un po' tutti. E poi l'avversario e quindi va bene. È chiaro che questo è un girone, dal mio punto di vista, molto molto equilibrato. Io in questo momento, più che dire chi starà là in alto, posso pensare e chi non scende, perché poi alla fine, se poi il girone diventa 20 con Teramo e Campobasso, ne vedremo delle belle. Come inizio di stagione non c'è male, perché comunque superare i due turni di Coppa Italia dà morale, soprattutto all'avvio di stagione, una stagione che deve vedere il Porto d'Ascoli riconfermare quello che di buono ha fatto lo scorso anno, e riconfermarsi è sempre più difficile. È sempre la cosa più difficile, esattamente. Per noi era importante intanto giocare anche questa partita, quindi l'obiettivo nella partita con l'Avestano è arrivare oggi a Chieti e dare la possibilità a questi ragazzi di giocare in un ambiente importante, perché sappiamo quanto giocare a Chieti sia difficile da un punto di vista non solo tecnico e tattico, ma anche ambientale. Ci siamo riusciti, oggi abbiamo fatto una partita non bellissima, con equilibrio nel primo tempo, nel secondo sapevamo di avere delle caratteristiche anche della panchina che potevano permetterci di dare una sterzata alla partita. Penso che potevamo tranquillamente vincere sia noi che il Chieti. Alla fine è stato l'episodio del gol di Battista che l'ha girata a nostro favore, e adesso chiaramente inizia il campionato, che è tutta un'altra storia. Noi dobbiamo essere attenti, bravi, perché il calcio, e la storia del calcio è piena di squadre che
iniziano bene la Coppa Italia e poi inizia il campionato e pensano di essere diventate brave e che tutto venga così naturale e facile. No, non è così, chiaramente, però per noi era importante giocarle tutte e due queste partite. Ci siamo riusciti, chiaramente il passaggio del turno è un qualcosa in più che ci prendiamo molto volentieri e adesso da martedì chiaramente pensiamo a quello che è il nuovo terribile girone F come tutti gli anni.